Ciao raga, benvenuti a un video che filmo tutto io in casa e ne approfitto perché gli altri sono tutti usciti, sono tutti andati in palestra. Siamo nella Kaizen Villa che ho preso per fare il photoshoot per il prossimo lancio di Kaizen, vi faccio vedere delle cose dopo. Guardate che bomba, veramente carina e ne ho approfittato che gli altri siano andati tutti in palestra, io sono dovuto rimanere a fare in casa accounting. Filmo questo video, ecco, diciamo quello, filmo questo video perché avrei voluto vedere un video del genere e quando ero più giovane, perché mi sarebbe molto interessato, quindi voglio filmare un video così, parlando semplicemente, facendo vedere la casa e riflettendo insieme a voi e spero che vi piaccia e che vi dia un altro lato delle cose qua su YouTube. Comunque sono appena uscito dal balconcino della nostra camera, guardate che carino e soprattutto guardate che vista spettacolare di questa piscina. Praticamente ho preso una casa del genere, ho invitato gli altri ragazzi che sono bravissimi e fanno tutto content per appunto fare tutto il lancio successivo di Kaizen. Abbiamo veramente un sacco di capi e stiamo crescendo tanto e più che altro io sto lavorando un casino, but it's fine. Qua sopra ci stanno tutte le stanze dei boys, io e Ele ci abbiamo una stanza, Filippo e Martina ce n'hanno un'altra, Danny e Sammy in quella. In quell'altra lì ci stanno Luca e Will, e è bello stare con loro perché vedo come la loro priorità è il content, è fare i social, è fare TikTok, che è pazzesco perché anch'io ho iniziato così, semplicemente il mio focus è dovuto spostare per ovvi motivi su business e taking care of things. Infatti sono andati tutti in palestra ieri, sono andati in palestra oggi, io purtroppo non ce l'ho avuto tempo, ho avuto spazio mentale. Devo fare altro, devo fare l'accounting proprio perché a un certo livello dove non basta fare una dichiarazione annuale, mi tocca fare le dichiarazioni ogni 3 mesi, che è una palla perché bisogna farlo 4 volte l'anno, vuol dire che tutti i conti devono stare in regola 4 volte l'anno, quindi sono rimasto qua e nonostante sto con loro e dobbiamo shootare, stiamo in una casa bellissima e devo ricordarmi che mi devo godere questi momenti. Faccio molta difficoltà se so che ci sono delle certe cose ancora aperte e ho la testa che mi richiama alle altre priorità più importanti. Questo appunto mi porta a dire: loro sono bravissimi perché hanno questo focus, priorità di creare content, di fare foto, di fare video e niente, è bello stare con loro perché mi danno appunto una spinta anche da quel lato. Io sto filmando adesso perché è vuota la casa e preferisco fare così, purtroppo non ho la testa per riuscire a fare tutto in questo momento. Cosa vi voglio far vedere? A parte che vi spoilerò qualche capo, dove con Kaizen sono veramente veramente felice perché la qualità di tutte queste nuove cose, ma lo sapete se ci avete provato, nell'ultimo periodo ho veramente capito che la nostra qualità sta qua rispetto agli altri brand. Lo sto paragonando con brand che vendono anche a prezzi molto molto più alti, che sono inglesi, americani. A parte che abbiamo gli stessi produttori di molti di questi brand enormi, lo so perché magari metterò una foto sullo schermo, perché proprio dentro le nostre maglie ho trovato una piccola carta, un tissue paper con uno dei loghi degli altri brand, quindi sono sicuro che appunto i manufacturer sono massimo della qualità, top quality, veramente sono contentissimo, ma anche in testa mia è come se ce l'ho fatta crescere mentalmente. E prima, per riuscire ad ottenere una cosa, prima la devi riuscire ad ottenere in testa. Se la tua mentalità non riesce a crescere a pari passo e non riesci a visualizzare dove vuoi andare, questo con qualsiasi obiettivo che ti poni, se non riesci a visualizzare in testa è veramente difficile che tu riesca ad ottenerlo poi fisicamente, perché prima lo devi riuscire a vedere, visualizzare in testa e poi magari riesci ad arrivarci appunto con le azioni che fai. Comunque guardate che figa, veramente, è una villozza enorme. E questa villa l'ho presa perché così possiamo fare lo shooting delle cose sia in casa che fuori casa, perché vabbè, è stupendo fuori. Infatti abbiamo già sfruttato ieri, praticamente l'ho presa per 3 giorni, siamo venuti qua per 3 giorni e 2 di quei 3 giorni, idealmente avremmo voluto fare solo un giorno di shooting, ma non ce l'abbiamo fatta con i tempi, quindi i giorni di shooting sono diventati 2, quindi abbiamo fatto ieri e dovremmo rifare oggi. Quando facciamo shooting siamo io e Sammy, facciamo tutto per la pagina di Instagram, tutto per il sito e siamo diventati abbastanza bravi che ci splittiamo, diciamo io e Sammy, le cose da fare. Sammy fa i reels, Sammy fa
le foto del sito e io invece faccio le foto per Instagram, quelle più mischiate per far vedere i prodotti in movimento. E abbiamo fatto ieri, sono molto felice, ho già editato le foto ieri mattina all'una di mattina e poi stamattina tutti in piedi per rifarlo e dopo continuiamo perché dobbiamo ancora fare un po' di shooting. E la cosa figa è che certo, sulle foto su Instagram dici wow, che casa della Madonna, che figata, sto qua a fare una vacanza. E regà, vacanza almeno per me. Un bel par di niente, mi sono buttato in piscina solo una volta in questi ultimi 2 giorni. Finiamo tutto lo shoot oggi, poi i ragazzi partono domani e niente, domani lasciamo pure la villa. Quindi in realtà più che godermi la villa abbiamo lavorato. Però questi sono, come dire, i pro e i contro di questa cosa che ho deciso, di questa cosa che è successo per come lavoro. Che la mia passione è bellissima, cioè i miei orari, però è anche tipo. Non mi riesco mai veramente a godere il momento perché sto sempre, come dire, pensando avanti, ho sempre cose da fare, sempre stress che arrivano, sempre progetti futuri, anche perché ora c'è il lancio di Kaizen, ma intanto, a parte quello, c'ho il mio mega 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 progetto che rilasceremo fra pochissimo, quindi sono 20.000 cose insieme, ma questo non è per complain, questo è per dire che se ci avete veramente degli obiettivi e voglia di fare, vi dovete fare una strategia, un piano, ed è normale che lavorate tanto e che a volte vi sentiate un po' con tantissime cose e non abbastanza tempo, ma è così, è così. E non si può controllare tutto, si deve semplicemente andare avanti. Ultima cosa che volevo dire, villa bellissima. Guardate, vabbè, di là ci sta tipo il tavolo, c'è un altro tavolo fuori dall'altra parte. Bellissima e perfetta per il photoshoot. E la cosa positiva è che una villa del genere, proprio perché arriviamo per lavorare, eccetera, eccetera, per me è un business expense. Quindi è una cosa che io posso scontare, scalare dalle spese del business, che vuol dire poi che quando vai a pagare un certo tipo di tassa sul business, non il VAT, che è un'altra tassa e quella la devi pagare comunque, ma la tassa su, diciamo, chiamiamoli profitti del business, tu puoi scalare le expenses e prendere una casa del genere, puoi scalare le expenses dal revenue totale. E quindi se vi chiedete, wow, Madonna, ma avrà speso tantissimo, sì, però tipo tenete sempre in considerazione che questo è un business expense perché la stiamo usando per appunto fare i video, per fare il photoshoot di Kaizen, che di conseguenza lo posso togliere poi dal revenue totale. Questa è una piccola chicca. Poi stare con tutti loro, sono veramente dei grandi, ma sono anche dei casinisti. Guardate che casino. Devo dire che questa in realtà è una situazione ancora decente della casa. Però sì, è abbastanza un casino, ma è anche molto molto bello e è grazie a loro alla fine che, proprio perché loro continuano a spingere sui social, mi hanno permesso di mettere dove io devo mettere la mia priorità, che è far crescere Kaizen e veramente integrare e capire in testa che in termini di qualità, in termini di design, in termini di prodotti, chi ci ha provato lo sa, chi ci segue su Instagram lo sa, siamo veramente, io penso che abbiamo un potenziale molto molto alto. E mentre 2 o 3 anni fa era un sogno, quindi stavo imparando tutto, stavo imparando a scegliere i materiali, a design le cose, you know, fare tutte queste cose da zero, ora che abbiamo 2 o 3 anni di esperienza, mi viene tutto molto più semplice, la qualità dei prodotti sono una bomba. E questo anche per farvi capire che io penso che tanta tanta gente, troppa gente, pensa troppo a breve termine, ok? Quindi pensate a avere risultati subito, in un mese, in 2 mesi, questo vale per la palestra, così come per qualsiasi altro obiettivo che avete. Io ci ho messo 2 o 3 anni per arrivare al punto dove adesso mi sento che noi come brand ci siamo, abbiamo la nostra identità e possiamo spaccare e voglio che spacchiamo, non solo in Italia, ma secondo me prima in Italia e poi provare a spaccare fuori, all'esterno e arrivare anche al mondo inglese, al mondo americano, perché siamo forti. Ovviamente è tutto una cosa lenta, 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 graduale. Abbiamo messo non mesi, ma anni, anni e anni, da anni che ci lavoro, da anni che ci rinvesto tutti i miei soldi, sono quasi a zero in questo momento per fare questo prossimo lancio che sarà enorme. Poi, per fortuna, per lavoro, quello che è, ogni lancio noi continuiamo a aumentare i pezzi e continua ad andare sold out, che è un bene e un male allo stesso tempo. È un bene perché ovviamente, dai, siamo contentissimi, è un male perché non riusciamo a mantenere inventory sul sito e il fatto di non riuscire a mantenere inventory sul sito vuol dire che noi facciamo tante vendite, zero, tante vendite, zero. E invece vorrei fare tante vendite e riuscire ad avere inventario per continuare a mantenere le vendite, altrimenti il business model è molto tipo lancio, zero, ed è un casino sia logisticamente che per le finanze che per tutto il resto. Quindi stiamo veramente provando il più possibile a rimetterci in gioco, rimettere tutti i soldi, prendere tutti i rischi enormi, per
Perché ci credo nel progetto, però anche per riuscire ad arrivare a un certo punto dove abbiamo abbastanza inventario che dura anche tra i lanci. E quello è l'obiettivo, se ci riusciamo già con questo lancio che abbiamo fatto veramente migliaia di pezzi. Che altro posso dirvi? Spero che vi stia piacendo questo video. Se è così, lasciateci un like, vi sto dando un po' di. Sto letteralmente parlando con la mia testa business mindset. Vi faccio vedere alcuni dei capi, ragazzi. La qualità è spettacolare. Per prima cosa facciamo uscire anche il primo lancio praticamente di Kaizen. Un po' un casino qua, però vi provo a far vedere. Questo sarà il primo lancio dove abbiamo pochi pezzi di Kaizen Women's. Facciamo delle giacchette veramente bellissime. Sto provando a farvi vedere qua. Sono giacchette veramente bellissime con il loghetto femminile. Questo è il nostro primo logo che abbiamo poi voluto. Questo è tipo il loghetto femminile che secondo me è super super carino, abbiamo delle giacchette, eccole qua, abbiamo poi dei bras veramente di una qualità spettacolare con il loghetto qua accanto, tutti i loghetti sono tipo in 3D bianco che secondo me è un tocco veramente bello e di classe e abbiamo per le ragazze altre due cose, uno sono il cross bra che non trovo, l'altro i leggings e qua vi parlo di un altro problema. Ad esempio, abbiamo fatto 4 colori di leggings di Kaizen, tutto perfetto. Abbiamo fatto oltre 100 campioni. Poi ci potete credere o no, ma oltre 100 campioni per i prodotti femminili. Ricevuto l'ultimo campione, che era spettacolare, messo in produzione, ci sono arrivati questi 4 colori di questo stile di legging che noi avevamo progettato perché così il color palette delle ragazze era stupendo e tutto, come dire, vedete che potevi abbinare questo, con questo, eccetera, eccetera. Purtroppo c'è un difetto di produzione sui legging, quindi noi abbiamo tutti questi legging, 4 colori, che Ele ci è rimasta malissimo, Martina ci è rimasta malissimo, dovevamo produrre questi 4 legging, ci sono arrivati e ci hanno un po' un difetto qua dietro, quindi ovviamente ne abbiamo parlato ieri, cos'è la cosa più importante, il brand, la nostra reputazione, non possiamo buttarla via, quindi questi 4 legging che dovevano essere nel lancio non ci saranno, perdiamo soldi. Perdiamo ovviamente, come dire, motivazione, nel senso che le ragazze erano molto delusa e ci sono rimaste male, ma non possiamo vendere cose di cui non siamo 100% sicuri e di cui non voglio mettere il mio nome dietro 100% e quindi niente, faremo il resto e questo è un altro problema che capita ogni singolo lancio. Però quello che lanceremo delle ragazze è veramente stupendo, quindi se vi piace, verso fine settembre, non abbiamo ancora una data precisa, prendetevi qualcosa se volete utilizzare il codice sconto. Giulio lo metto qua in questo momento perché veramente sono cose stupende. Per i maschi sarà un lancio bellissimo dove stiamo tutti indossando le cose nuove. Questi leg day short sono i miei preferiti. Ve ne faccio vedere altri. Questo è tipo tutti i design che ho creato io da zero. Quindi questo è il Matrix blu, lo chiamo. Questo qua è il Matrix verde. I ragazzi si sono presi poi gli altri nuovi pezzi che gli piacevano di più, poi ristocchiamo tutte le solite colorazioni bellissime. Questi sono tipo mesh di basketball. Non so se riuscite a vedere la qualità, però, raga, è veramente tanta, tanta, tanta roba. Avremo le compression shorts, poi tutte le nostre oversize. Questa è classica, la floral che va sempre una bomba. Abbiamo fatta anche di questo colore crema tan che secondo me è bellissima. Vabbè, nera, ci abbiamo nuovo tipo e stile di canotta molto molto aperta e soprattutto molto molto ariosa, elastica, tipo bouncy, capito? Cioè, non so, è pazzesca. Quando se la prendete in mano capite cosa dico. E abbiamo veramente un sacco di altre cose, tutto il restock ovviamente del Thunderstorm, eccetera. Abbiamo anche i mesh, scusami, i compression mesh shorts, quindi questo è lo stesso tessuto degli altri, ma che ha il doppio strato, quindi col compression che secondo me è stupendo. E niente, non vi voglio rompere troppo le palle, ma tanta tanta roba. E poi per Danny che sta facendo la gara, gli abbiamo fatto il suo outfit, come dire, limited edition con la sua grafica The World is Yours. E quella è un'altra cosa, raga, che non vi ho mai parlato, ma con Danny ho trovato, come dire, l'avete visto anche voi, quella quando abbiamo preso. C'era un momento che io stavo facendo tutto, YouTube e content e Kaizen, e sapevo che tipo non ce l'avrei fatta a continuare a fare tutto ai livelli massimi che volevo. E con Danny abbiamo trovato una persona che dal vivo è
veramente una bella, una brava persona, genuina, lavora tantissimo. Non ho mai visto nessuno dal vivo, mai incontrato che c'è una mentalità come la sua. E quindi ci siamo messi insieme da quando abbiamo preso Danny che sta con Kaizen. È tutto iniziato a crescere esponenzialmente perché noi lo stiamo aiutando a lui. Non so se alcuni di voi ci stavano al momento, quando ci stavamo io, quando ci stava Sammy che faceva il mio videografo. Adesso Sammy è il videografo di Danny. L'abbiamo spinto tanto a prendere Sammy per provare a migliorare il più possibile i video. E io faccio le copertine, eccetera, eccetera. It's a fucking team effort, guys. È un team effort. E io mi auguro anche voi, se siete come me, volete fare le cose da soli, siete indipendenti e potete solamente count su voi stessi, che è come dovrebbe essere. Voi siete l'unica persona che vi capisce al 100%, che sa i vostri obiettivi e cosa volete raggiungere al 100%. But mi resterà sempre impressa questa cosa. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, you need a team. E con Danny è parte del team, vogliamo la stessa cosa, vogliamo costruire la stessa cosa, vogliamo creare quello che in Italia mancava e ha mancato. Per me era prima portare la scienza del fitness, poi è stata provare a costruire un brand di abbigliamento, adesso è provare a spargere il più possibile, a spargere la filosofia Kaizen il più possibile, poi andiamo all'attacco su un altro progetto. E raga, io mi sono messo in gioco e continuo a mettermi in gioco da 7 anni e continuo a reinvestire tutto, il business continua a crescere, io personalmente il mio conto in banca continua a scendere, però serve fare così, serve rischiare ovviamente con, non stupidamente, con una strategia, però serve rincorrere i sogni o gli obiettivi, quello che voi veramente volete ottenere, ci vuole tempo, ma se ci mettete lavoro e appunto avete la mentalità giusta, potete raggiungerlo. Che altro posso dirvi? Vi ho dato un po' tutte di chicche. Mi sa che mo fra poco mi metto a prendere un po' di sole, primi 20 minuti di sole. Che bello comunque, provo a godermelo il più possibile, raga. E so che questo video potrebbe non piacere a tanti, o non lo so, magari alcuni diranno: oh, magari ti si vanta G che ha la villa. E vabbè, un po' me vanto perché guardate che villa spettacolare. È semplicemente pazzesco, però più che vantarmi, regà, avevo voglia di condividere con voi, l'ho detto, tipo non vedo l'ora di veramente tornare forte a parlare con voi e tornare a fare content veramente, a condividere tutto perché mi avete dato tutto, regà. Kaizen è qua grazie a quello che voi avete dato, il supporto vostro che mi avete dato negli anni e tipo nell'ultimo periodo ho dovuto mettere le mie priorità nel business e io so che le persone intelligenti tra di voi lo capiranno al 100% e mi capiranno, ma voglio tornare perché tutto questo non ha senso, se non lo condivido anche con voi. E non voglio che sembra che vengo qua, non faccio contenuti perché me lo voglio tenere nascosto quello che è veramente perché non c'ho spazio mentale. Non ce la faccio più, regà. Mi serve un break, mi serve un break. Quest'estate è proprio buttata via. Lavorando su, buttata via, sacrificata, sacrificata, non buttata via. Sacrificata per il lavoro, per provare a creare roba pazzesca in Italia. E niente, ragazzi, volevo solo farvi questo video. Se state ancora guardando, vi apprezzo tanto e spero, appunto, io non sono cambiato, sono sempre lo stesso. Vi ho fatto un po' vedere qua com'è la vita, vi ho provato a dare un po' di tips, semplicemente qualche behind the scenes, perché questo mi sarebbe piaciuto vederlo dagli youtuber che seguivo io al tempo. E niente, tutto questo è surreale. Ma è anche frutto di tanto tanto lavoro e siamo solo all'inizio, questa è una cosa che vi prometto, sono solo all'inizio. Io so che posso costruire qualcosa di grande e ne sono veramente sicuro e questa è un'altra cosa, dovete essere sicuri di voi stessi, raga. Se non siete sicuri di voi stessi vuol dire che dovete costruire di più, dovete mostrare, praticamente il confidence in voi stessi secondo me viene con le azioni che fate e con i risultati che ottenete tramite quelle azioni, perché è solo così, se avete proof, no? Se avete qualcosa di concreto, di tangibile che potete avere in mano, che potete toccare, che potete dire ok, fico. Tipo, ce l'ho fatta fare questo, ce l'ho fatta fare questo, ce l'ho fatta fare questo. Ah, cazzo, ma allora vuoi vedere che ce la faccio a fare la prossima cosa? Perché dovete credere in voi stessi, ma credete in voi stessi quando avete l'abilità, quando avete l'esperienza e i risultati che parlano per voi. E se non ce li avete ancora, andate a lavorare su voi stessi. Leggete, riflettete, consumate content da persone che vi piacciono, ma che vi sollevano. Non passate a scrollare sui social, non state su TikTok come tutti questi ragazzini.
Provate a sviluppare gli skills, provate a sviluppare una mentalità vincente e se non sapete da dove partire, andate in palestra e fate quello, mettetevi un obiettivo fisico, sviluppate quella costanza, dedizione che ci vuole per cambiare il fisico e da lì quelle cose che imparate lì lo applicate in tutto il resto, in tutte le altre aree della vostra vita. Ovviamente non deve essere una cosa ossessiva dove devo andare in palestra e quindi penso solo a quello, perché ormai è diventato anche così tutta questa industria, soprattutto stando con i ragazzi con cui sto adesso. Ovviamente sono un po' più piccoli, anch'io ero uguale, identico alla loro qualche anno fa, quando avevo la loro età. Adesso capisco che c'è un certo balance, no? Un certo equilibrio che serve. Serve tanta stimolazione mentale, eccetera, eccetera, ma andare in palestra, se quello è la goccia che fa traboccare il vaso, ovvero ti porta più stress, è lì che è diventata una cosa negativa e non è più quello che noi vogliamo. Noi vogliamo che la dieta, che l'allenamento sia un antistress, sia una cosa che vogliamo fare, sia una cosa che ci dia energia e che ci tolga stress. Il momento che diventa una cosa troppo stressante e che la viviamo male, ad esempio, cazzo, devo andare in palestra ogni giorno e se lo salto, vuol dire che non sono abbastanza e non vado bene, non è quello. Ascolta il tuo corpo, tipo ovviamente non essere lazy, ma io ieri non sono andato in palestra perché i ragazzi sono andati alle 10 di sera, fighissimo, io avevo bisogno di lavorare, avevo bisogno di dormire, non ci sono andato. Oggi i ragazzi sono andati in palestra, io non potevo andarci perché la mia priorità era qualcos'altro in questo momento. Normale anche col tempo, con le stagioni, con l'avanzare dell'età, che abbiamo fasi nella nostra vita dove c'è stata una fase dove magari la priorità era questo, la fase dove la priorità è il lavoro, la fase dove la priorità era uscire e spaccarsi, la fase dove la priorità magari è la famiglia, eccetera, eccetera. Accettiamo che la vita è fatta a fasi. Regà, se state guardando questo canale, siete gente intelligente, potete fare quello che volete, potete solo mettervi, lavorare, volerlo, strategize, fare un piano e sapere che ci vuole tanto tanto impegno per qualsiasi cosa vogliate riuscire a fare o a costruire. E basta, non voglio dilungarmi troppo, mi sono già dilungato. Se sei arrivato fin qua ti apprezzo un casino e niente. Se mi vuoi supportare con Kaizen, apprezzo un sacco, il lancio, il codice, già lo sapete, sarà presto, kaizenatatica.com. Se non vuoi, nessun problema, se non hai la possibilità economica, nessun problema, fai delle scelte intelligenti, ma se vuoi sostenere me, se vuoi aiutare il movimento, se vuoi spargere Kaizen e ti va, compra la cosa che vedrai che la qualità è veramente assurda, è meglio di qualsiasi altro brand secondo me del momento sui social in Italia e quasi quasi penso con questo lancio ci siamo letteralmente lì con brand che vendono cose a centinaia e centinaia di euro e noi le vendiamo alla metà e niente, questo è tutto, grazie un sacco come sempre, keep improving, un bacione regà e alla prossima. Muah.